Ciao ragazzi, oggi ho deciso di accendere il telefono e di chiacchierare un po' con voi. Niente, forse perché c'è un po' di nostalgia, in quanto stanotte prima di dormire ho pensato un po' a quella che è stata la mia adolescenza e penso quella pure dei miei amici, visto che siamo stati sempre insieme. E immagino anche quella di tutti i ragazzi nati e cresciuti tra gli anni 80 e 90. Immagino che prima fosse ancora più bello. Il mio è anche un invito, un appello ai ragazzi di oggi che fondamentalmente non avranno mai quello che abbiamo avuto noi. Forse c'è qualcuno di noi che li invidia, a volte parlando, scherzando con degli amici, dice vorrei tornare indietro di 10 anni perché adesso tutte le ragazzine spogliate su Instagram, su Facebook, su Pinterest, eccetera, eccetera. Però magari sì, forse adesso sono più prima per vedere una donna senza baffi, o una donna no, una ragazza, una ragazzina senza i baffetti, senza con una gonnellina un po' più carina, con un abitino un po' più vistoso, diciamo, c'era bisogno veramente di sudare. Invece adesso accendi il telefono, apri un social, oppure basta a volte veramente che cammini per strada. E vedi che già a 13-14 anni già stanno vestite meglio delle ragazze di delle donne di qualche tempo fa. Che dire, non so qual è, sinceramente io avendo questa botta di malinconia ho pensato che erano quelli i tempi migliori. Sinceramente non vi so dire quali siano in realtà. Ma credo che vedendo questi ragazzini che quattro al tavolo, tutti e quattro con il tablet o il cellulare in mano a prendere il gelato, a prendere il caffè, credo ormai che siamo arrivati alla frutta. Poi tra le altre cose, l'altro giorno ho visto l'istruttore in macchina con una ragazzina che stava così al volante, quindi doveva essere per forza un allievo. L'istruttore della scuola guida con il cellulare in mano, fermo ad un incrocio, la ragazza è partita e lui completamente intento a mandare un messaggio, a scrivere qualcosa sul cellulare. E a quel punto ho detto, vabbè, siamo veramente al limite perché non è possibile che non si riesca a fare a meno di un cellulare per 5-10 minuti. È ancora più grave la cosa perché tu, istruttore, in quel caso stai pure lavorando. Quindi condivido questa esperienza perché voglio ricordarmi il fatto che noi adesso andiamo in vacanza, facciamo questo, vediamo posti. Proprio forse è proprio colpa dei social, è proprio colpa di questa vita che va così veloce, è il fatto che noi siamo sempre scontenti. Perché io mi ricordo che prima bastava stare sotto casa, vabbè, forse anche l'età poteva essere, come dire, d'aiuto, visto che non avevamo tante esigenze. Però prima bastava stare sotto casa fino alle 2, alle 3 di notte d'estate e fare dei giochi stupidi, perdere tempo, fare una chiacchiera e pareva sempre che dovevamo, come dire, pare che chissà che facevamo. Oggi invece sarà l'età, ma io vedo anche forse per i ragazzi piccoli, più piccoli di me, cioè di 15-18 anni, vedo sempre che sembri un continuo voler arrivare a qualcosa e a volte non si può mai raggiungere, senza mai raggiungerla, perché ovviamente non tutti hanno le possibilità di fare come determinati star inutili del web che continuano a viaggiare in elicottero, passando un giorno a Dubai, un altro a New York, un altro a Sydney e via dicendo. Quindi forse noi ci accontentavamo di poco perché eravamo più stupidi, perché non conoscevamo cosa c'era al di fuori del nostro paese, della nostra cittadina, della nostra città. O è adesso che sono loro quelli sbagliati? Perché io non riesco a capire, perché sento ragazzi che a 18-19 anni hanno girato, io ho girato, non tantissimo, ma ho girato per l'Europa, per il mondo, però sento ragazzi che a 19-20 anni hanno girato più di me, cioè non, sicuramente forse da un certo punto di vista è un bene se lo si fa per cultura personale, ma se lo si fa solamente per dire io sono stato qua e per andare a Miami a mettere la foto su Instagram, a New York a mettere la foto su Facebook, a Lisbona a mettere la foto su qualche altro social network, su Twitter, allora non so se questo poi possa essere un vantaggio oppure no. Quindi, ragazzi degli anni 80 e 90, fatemi sapere come avete passato la gioventù, quali sono i vostri ricordi.
Che cosa vi manca più che altro di quel periodo? A me manca per esempio la libertà di, visti gli impegni, visto il lavoro, manca per esempio la libertà di mettermi il giubbino oppure mettermi una maglia addosso, scendere e stare con gli amici, perché scendevi di casa e trovavi sempre qualcuno. Adesso dici, vabbè, scendi lo stesso, trovi qualche ragazzino. No, io non li trovo più, almeno qui. Non so dove stanno, forse davanti alla PlayStation o davanti al cellulare a casa sul divano, a prescindere dal fatto che mi manca proprio la mia vecchia comitiva, cioè ci continuiamo a vedere, ma ci vediamo su appuntamento. Prima invece bastava scendere, che ce n'era uno e poi si diventava 3, 5, 10 e via dicendo. Io veramente vi parlo con molta malinconia speriamo che questi ragazzi possano, magari le prossime generazioni, perché gli attuali diciottenni non so, in gran parte non sono così. Spero che possano rivivere quelli che sono stati i nostri momenti belli, i nostri momenti di gioia, di scherzo, di tranquillità, e senza voler raggiungere per forza la star del giorno o la star del millennio. Ragazzi, veramente ci tengo, fatemi sapere. Con i commenti, come avete passato l'infanzia, come avete passato la gioventù, che facevate, come vi divertivate. Io vi saluto e vi invito al prossimo video. Ciao a tutti.